angels look like halos. Motore di grossa cilindrata, come piace agli americani. Un calcio nel sedere quando si accelera è la giusta imponenza per una moto del genere. La Road King è una moto strana, così grossa ed elegante da sembrare difficile da guidare, sensazione che sparisce subito, appena percorsi i primi chilometri. Monta un 1450 che borbotta alla grande. Forse uno dei pochi casi in cui non viene subito voglia di cambiare gli scarichi, anche se l'inclinazione naturale di un harleyista verso la personalizzazione è più forte di qualsiasi cosa. Le prestazioni non sono da prendere in considerazione, va guidata con calma. Ed è uno dei migliori esempi di moto da viaggio in assoluto. Non vi parlerò dei dettagli di questa Road King, vi parlerò di quello che è un Harley. Le Harley possono essere provate a campione, basta prenderne una e parlare per ore di cosa sia la moto per eccellenza. Come tutti i fenomeni che diventano mainstream, anche l'Harley è spesso presente nei garage di chi segue una moda, ma questo non è per forza un male, perché una moto di ferro e con una personalità così forte può essere anche usata da chi magari va a farci solo l'aperitivo. E questa è la grandezza di un marchio di culto, arrivare a tutti pur essendo di settore, perché tutti sanno cos'è un Harley Davidson e questo non deve spaventare gli appassionati. La moto è proprio questo in fondo, vivere come si vuole. E se una moto così riesce ad arrivare nel cuore di chi vive in modo diverso da un biker, vuol dire che è successo qualcosa di bello. La grandezza dell'Harley non ha più bisogno di conferme da tempo ormai. La capacità di essere ai massimi livelli in ogni progetto è una cosa che si tocca con mano. È l'interpretazione perfetta di tutti i desideri di chi vive a cavallo di una moto e di una vita del genere. Che sia una Road King da viaggio o una piccola 883 da battaglia, parliamo di moto costruite non da un ragionamento o da un progetto studiato, ma da quello che un motociclista vuole vedere. Perché una moto così perfetta può essere costruita solo da chi è prima motociclista e poi costruttore. La libertà che l'Harley fa provare nel mondo da decenni si tocca con mano ed è un privilegio riservato a tutti. William Harley e Arthur Davidson costruirono il primo prototipo nel 1901. Nei successivi 2 anni riuscirono a vendere solo 3 esemplari, ma quando nel 1903 iniziarono la vera produzione crearono un mito che non smette di essere un riferimento anche di vita, a più di 110 anni dalla sua fondazione.